Ida, partiamo dal suo lavoro. Lei è una pedagogista e insegnante con una grande passione. La mia passione più grande è lavorare con i giovani per dei progetti di vita e scrivere. Scrivere tutti i giorni. Che cosa in particolare? Poesie su fiabe. È un mix che è confacente alla mia anima. È qualcosa che mi nasce da dentro, dal cuore. Ogni mese è una fiaba guida che tratto ogni giorno con una poesia, da quando mi alzo all'alba. Solitamente questa è l'ora migliore per l'ispirazione. Da quando hai iniziato a scrivere? Da quando avevo 8 anni, molto presto. Una passione nata in famiglia? Ce l'avevo dentro, nata in famiglia nel senso che sia mio papà che mia mamma mi leggevano le fiabe e lo associo a quel pane, latte, dolce. Ogni cucchiaio volevo che continuassero a raccontarmi una fiaba. Lei ha scritto anche libri inediti ed è stata pluripremiata. Sì, c'è stato qualche premio, ho scritto 7 libri inediti, 2 di racconti di fiabe e gli altri sono raccolta di poesia. Una curiosità, come si fa per coltivare e per tirar fuori la bellezza che c'è dentro ognuno di noi? Innanzitutto la bellezza va curata e va conosciuta, esiste dentro ognuno di noi ma va scoperta e quindi è questione di far entrare la luce nell'interiorità, di conoscersi, e quindi questo è il percorso. È un percorso a volte difficile anche dentro l'ombra, ma per trovare la luce bisogna avere la misura dell'ombra e quindi conoscere le proprie ombre, accoglierle e trasformarle in qualcosa di bello. Questa è bellezza. E quanto sono importanti le fiabe e i racconti per far crescere bene i bambini? Importantissimi. Consiglio a genitori, educatori e insegnanti di non smettere mai di raccontare fiabe. E le fiabe sono anche per gli adulti, questo voglio ricordare. Le fiabe sono anche terapia spesso. Sono terapia, l'ho provato su di me, su alcune persone che conoscevo e anche il mio studio è rivolto a questo, alla fiaba come cura. E vi assicuro che lo è. Mi ha cambiato la vita. Ti porta dal buio alla luce, no? La fiaba ha una sua struttura che parte da una difficoltà che vive l'eroe. Poi ci sono degli aiutanti magici fino ad arrivare a un lieto fine. Questa è la cosa più bella della fiaba, che c'è un lieto fine, quindi anche nella nostra vita c'è un lieto fine, nessuno deve disperare. Ida, mi ha colpito una frase che lei dice: amati i sogni più belli e non temete di realizzarli. Lei li ha realizzati tutti? No, sarebbe triste se li avessi realizzati tutti, perché fino alla fine della mia vita avrò dei sogni da realizzare e questo è il senso. E ne ho uno grandissimo che sono convinta che realizzerò, perché se credi in qualcosa e lo coltivi, alla fine arrivi a questo lieto fine, arrivi a raggiungere questa bellezza e la bellezza è infinita. E allora vogliamo dedicare a tutti i telespettatori una poesia? Certo, credete nei vostri sogni e non temete di realizzarli nella vostra vita. Poiché la bellezza la conquista chi la desidera e ciò che rimane di ogni creatura è la luce, come alcune stelle che pur non esistendo più brillano ancora dell'antico splendore.